Bene, buongiorno a tutti voi. Ho preso una confezione di agnello al supermercato e quindi voglio andare a fare due ricette. La prima sarà una ricetta un po' particolare, originaria del Kazakistan. E la seconda sarà un ragù per le fettuccine. Quindi non ho fatto altro che spolpare l'agnello, il possibile, e fare dei pezzettini più o meno 2 centimetri per 2 centimetri, 3 centimetri, ecco, in modo da poter fare degli spiedini. Adesso andremo a mettere dentro gli ingredienti e lo faremo marinare una notte. Come vedete, fra gli ingredienti c'è un ingrediente particolare che è un kiwi. Questo è un kiwi molto maturo. La ricetta mi è stata data da una signora, mia amica, una signora di origine kazaka, vive tanti anni qua in Italia ed è un'infermiera. E in pratica questa ricetta bisogna farla marinare una notte, l'agnello, e poi si fanno degli spiedini e si mette in sulla piastra. Gli ingredienti sono in pratica un peperoncino lungo piccante, un kiwi maturo, una cipollina, dell'aglio, del pepe, della salsa di pomodoro, quella salsa di pomodoro nostrana, mia. Poi abbiamo dell'olio buono e abbiamo dell'aceto che ho fatto io. Quindi andremo a far marinare una notte, poi domani andiamo a mettere sugli spiedini e lo faremo alla piastra. Quello che è rimasto dell'agnello, non lo andiamo a buttare, ma andiamo a fare un ragù, un sugo per le fettuccine. Quindi adesso non ci rimane altro che cominciare a fare una delle due ricette. Bene, abbiamo messo i primi ingredienti, abbiamo messo la cipolla, l'aglio, abbiamo tritato finemente gli odori e abbiamo messo il kiwi e il peperoncino. Adesso andiamo ad aggiungere gli ultimi tre ingredienti e poi lo lasceremo riposare per una notte. Bene. Abbiamo aggiunto gli ultimi ingredienti, cioè un po' di olio, un pochettino di aceto e un cucchiaio di salsa di pomodoro e un po' di pepe. Adesso lasciamo riposare una notte in frigo. Bene, dopo una notte passata in frigo, l'agnello è pronto per poter fare gli spiedini. Il piatto è un piatto kazako e georgiano. Io infatti l'ho visto fare su internet, su YouTube. E infatti adesso andiamo a fare gli spiedini con i pezzetti di agnello e quindi li andremo a fare sulla griglia. Però la marinatura non verrà gettata, non verrà buttata, ma andremo a fare una salsa di accompagnamento. Questo non c'entra niente con il piatto, però lo faccio io perché secondo me gli ingredienti della marinatura sono adatti per fare una salsa che si adatta bene ad accompagnare l'agnello. Aggiungeremo solo un ingrediente o due e poi siamo a posto. Un po' di olio e un mezzo cucchiaino di zucchero di canna. Il piatto si chiama Shashlik. Il piatto si chiama Shashlik ed è un piatto tradizionale del Kazakistan e della Georgia. La signora in questione, come ho già detto e ripetuto, sono tantissimi anni che è qui in Italia, è un'infermiera e ci siamo conosciuti e
E lei mi ha detto se potevo fare questo piatto qui. E io glielo faccio molto, molto volentieri. Bene, sono saltati fuori 5 spiedini. Quindi adesso andiamo ad attaccare, ad accendere la griglia teppanyaki, che è una griglia elettrica studiata appositamente per fare sia la carne che il pesce alla griglia, e quindi andiamo a fare gli spiedini. Intanto che si fanno gli spiedini, intanto che gli spiedini si cuociono, andiamo a fare anche la salsa di accompagnamento. Spiedini stanno cuocendo benissimo sulla griglia teppanyaki, ho già assaggiato un pezzettino ed è buonissimo, c'ha un sapore proprio buono dato dalla marinatura. Fra 10 minuti saranno pronti e quindi dopo li vado a fare, andrò a fare la salsa per accompagnare questo piatto qui che è molto buono, dire la verità. Devo dire che loro però non lo fanno sulla griglia elettrica come sto facendo io, ma lo fanno fuori sul barbecue con le braci di legno. Bene, i spiedini sono pronti. Adesso ho messo sul fuoco una padellina con la marinatura dell'agnello. Ho aggiunto un paio di cucchiai di salsa di pomodoro e ho aggiunto un po' un cucchiaino di zucchero di canna e un goccino di vino bianco. Andremo a passare fra 5 minuti, quando si saranno passate un po' le verdure, andremo a passare il tutto in un mixer. Bene, l'agnello alla moda kazaka o georgiana è pronto. Io ho aggiunto una salsa. Questa è la salsa che abbiamo fatto con la marinatura. Ho aggiunto solo un po' di zucchero di canna e un paio di cucchiai di salsa di pomodoro. È diventata buonissima, è piccante perché è piccante, ma è diventata buonissima. Gli spiedini, come vedete, non sono più 5 ma sono 4 perché si vede che qualcuno li ha mangiati, non faccio nomi. E quindi io li andrò a accompagnare con del cavolo bianco, con del cotto al vapore. Lo condirò con olio e aceto, con dell'olio buono, l'aceto, la mia aceto. E quindi non mi resta altro che augurarvi buon appetito. Come vedete, mi sono dimenticato, scusate, vedete che nella salsa si vedono i semini del kiwi. Non sembra, ma gli dà un sapore buono perché gli dà una dolcezza che contrasta l'aceto, che anche se è mio l'aceto che l'ho fatta io, non è un aceto duro, ma è abbastanza morbida, diciamo. Comunque gli dà un ottimo sapore, piccante perché c'è dentro un peperoncino lungo piccante. Per il resto non mi resta altro che augurarvi buon appetito e se potete iscrivervi al mio canale vi ringrazio tuttora.